Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. C'è stata questa mattina a Montesilvano in via Nilo l'intitolazione del giardino Rigopiano in ricordo delle vittime della tragedia del 18 gennaio 2017. C'era per noi Paolo Renzetti, vediamo. Sindaco, questa bella iniziativa è stata molto apprezzata dai parenti delle 29 vittime di Rigopiano, l'intitolazione di questi giardini a questi 29 angeli che non ci sono più. Ne siamo molto felici, l'idea che avevamo da tempo era quella di dedicare un'area della nostra città a chi purtroppo quel tragico 18 gennaio del 2017 ha perso la vita, per ricordare, per non dimenticare, affinché la memoria rimanga indelebile non soltanto nelle generazioni attuali ma anche e soprattutto nelle future, e soprattutto un momento che sia anche da monito affinché certe cose magari non accadano più. E siamo contenti della presenza di tanti familiari che hanno apprezzato questa iniziativa e siamo certi che ci sarà anche in futuro un coinvolgimento da parte della cittadinanza tutta per ogni anno, come dicevo prima, durante la cerimonia, ogni anno quando verremo a deporre un mazzo di fiori, appunto affinché il ricordo rimanga indelebile nel tempo. Il dolore non passa, resterà per sempre, però queste iniziative sono iniziative tutt'altro che simboliche, la vicinanza della cittadinanza di Montesilvano, abruzzese, a voi parenti delle vittime di Rigopiano resta ed è ogni giorno più forte. Sì, sì, ci ha stupito molto, in questo periodo 50 mesi e passa, quasi forse 51 mesi, abbiamo ultimamente, ormai è rimasto solo il nostro dolore, ognuno vive nella sua casa, invece testimonianza di vicinanza, ecco, questo è un gesto, per tanti può sembrare piccolo, ma per noi è immenso, vuol dire che veramente ancora è rimasto nel cuore, nonostante il Covid è rimasto nel cuore Rigopiano, quello che è avvenuto, forse per le ingiustizie, forse per chi li potevano salvare, per tanti motivi che noi tutti i giorni ne parliamo fra di noi, perché noi non ci stancheremo mai di parlarne, noi potremmo stare anche le ore, i giorni a parlare dello stesso argomento, però magari ecco, la popolazione può dimenticare, ma è giusto che sia così. Invece in questa occasione ci ha emozionato questo invito, proprio venuto spontaneo dalla popolazione, mi ha chiamato il sindaco e noi abbiamo subito accettato, subito. Vi dispiace se facciamo una targa in memoria, dedichiamo questo giardino in memoria di... E noi tutti quanti commossi per questa iniziativa, perché non veniva solo dal primo cittadino, ma da tutta la giunta e da tutta la popolazione. Ecco, questi sono segnali importanti perché non ci sentiamo più soli, siamo insieme a tanti abruzzesi che vogliono sapere la verità, senza condannare nessuno, per carità, che poi quella sarà la giustizia, però almeno diteci cosa è realmente accaduto quel giorno. La cerimonia è stata molto sentita, molto partecipata e quindi io rendo plauso al sindaco, alla comunità di Montesilvano che ha voluto appunto ricordare la tragedia, però nel contempo, soprattutto in questo momento storico, ho bisogno di sottolineare che il vero problema di Rigopiano, la vera tragedia di Rigopiano non consiste tanto nelle cause di quella terribile valanga, ma piuttosto nella cattiva e sbagliata gestione dell'emergenza. Quindi vorrei che le persone capissero che è importante perseguire la strada della verità analizzando questo aspetto della tragedia di Rigopiano, cioè la cattiva gestione dell'emergenza, prima, durante e forse anche dopo, perché sappiamo perfettamente che c'è stata una persona che è sopravvissuta e ci sono stati dei feriti che hanno aspettato lì soccorsi. Iniziativa intrapresa dalla ASL di Pescara per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione contro la pandemia. Da oggi, sabato 24 aprile, a partire dalle ore 18, i cittadini over 60, ovvero appartenenti alla fascia di età tra i 60 e gli 80 anni, possono prenotare sul sito del Comune di Pescara la vaccinazione AstraZeneca. Le dosi saranno somministrate ai cittadini previa prenotazione sul sito del Comune di Pescara da domani, domenica 25 aprile, fino a venerdì 30 presso il palafiere di via Tirino. L'organizzazione è frutto della sinergia logistica tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria ed è finalizzata a dare piena continuità alla campagna vaccinale per evitare rallentamenti o flessioni nella campagna di immunizzazione.
Andiamo avanti a Penne, che si appresta alle prossime elezioni amministrative. Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023. All'interno tante agevolazioni per imprese e cittadini, come ci spiega proprio l'assessore al bilancio Gilberto Petrucci nel servizio di Stefano Recanati. Il Consiglio Comunale di Penne, nella seduta dello scorso 22 aprile, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023, votato all'unanimità da tutta la maggioranza, mentre nei gruppi di minoranza c'è stata l'astensione del Movimento 5 Stelle. All'interno di questo bilancio tante manovre, a partire dalla riduzione della pressione tributaria per quanto riguarda la Tari, riduzione dal 30 al 50% nella parte variabile per le attività produttive, oltre ad agevolazioni per le utenze domestiche per chi è in difficoltà. Sono previste inoltre nuove assunzioni da parte dello stesso ente comunale. Per l'amministrazione Semproni si tratta del sesto bilancio, quindi una manovra finanziaria che porterà benefici, in particolare per la manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico e per l'edilizia scolastica. E soprattutto abbiamo previsto anche assunzioni. Due nuove figure saranno inserite nell'ufficio tecnico e soprattutto nell'area urbanistica, proprio per rilanciare questo ufficio in virtù del fatto delle nuove proposte che arrivano dallo Stato, come il 110, ma anche altre iniziative legate all'aspetto sociale. Abbiamo incrementato la spesa per il sociale ed altre iniziative che saranno appunto messe in campo per migliorare la città. Quello votato è stato l'ultimo bilancio dell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Semproni. Il primo cittadino non ha ancora preso decisioni sulla sua ricandidatura in vista delle prossime amministrative, ma è lo stesso Gilberto Petrucci a fare una prima disamina di questi 5 anni. Siamo riusciti, attraverso una manovra strutturale, a ridurre il debito commerciale, il deficit finanziario e soprattutto abbiamo eliminato tutte quelle passività che ingessavano il bilancio. Oggi la parte corrente è tornata in equilibrio, siamo soddisfatti e grazie a questa manovra siamo riusciti a pianificare nuovi interventi sulla città, come la manutenzione, nuovi marciapiedi, verde pubblico, e poi abbiamo intercettato ben oltre 14 milioni di euro di opere pubbliche, come ad esempio interventi straordinari per l'impiantistica sportiva, l'edilizia scolastica e la manutenzione del patrimonio viario, in particolare la riduzione del dissesto idrogeologico. 6 interventi in fase di realizzazione, 3 progetti in fase di approvazione, 13 progetti in fase conclusiva sono alcuni dei numeri relativi allo stato di avanzamento delle procedure per la ricostruzione post-sisma 2016 in 61 edifici di proprietà ATER di Teramo danneggiati dal sisma e resi noti dal presidente Maria Ceci. Nello specifico sono in corso interventi su 6 edifici a Teramo, Rocca Santa Maria, Notaresco, Basciano, Castelli e Valle Castellana. In fase di approvazione i progetti per 3 interventi su edifici a Montorio, Valle Castellana e Colledara, sono invece in corso in fase conclusiva altri 13 interventi su Teramo, Montorio, Atri, Valle Castellana, Campli, Cermignano, Civitella del Tronto e Cortino, mentre sono state concluse 16 procedure di gara per l'affidamento di incarichi di progettazione. In fase di elaborazione del cronoprogramma, nell'individuazione dei vari step operativi, si è anche tenuto conto delle variabili esterne che inevitabilmente concorrono nella determinazione degli atti di competenza, sottolinea Ceci. Al fine di ridurre al massimo i tempi procedimentali è stato instaurato un rapporto sinergico sia con la struttura del commissario per la ricostruzione, con l'ufficio speciale per la ricostruzione di Teramo e con il genio civile. La soprintendenza archeologica delle belle arti e per il paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha illustrato questa mattina alla stampa i lavori di restyling dell'ex chiesa di Santa Maria delle Tricalle e presentato il progetto per la nuova gestione del monumento. Vediamo. Partiranno a breve i lavori di restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, la chiesa più antica di Chieti. Vice sindaco, che cosa accadrà dopo questo restyling?
Ma torna alla fruizione e alla fruibilità uno spazio importante, un luogo di cultura autorevolissimo della nostra città, finalmente un progetto a medio-lungo termine per ridare, ripeto, vita a questo luogo molto pregevole della nostra città. I costi a carico della sovrintendenza ai beni archeologici delle province di Chieti e Pescara, l'intervento ammonta circa alle 150.000 euro. C'è un partenariato pubblico-privato con una cooperativa che poi si occuperà della gestione degli spazi. Partirà a breve questo restyling dell'ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, uno degli edifici storici più antichi della città di Chieti. Certamente sì, uno dei più importanti, uno di quelli che credo è nel cuore della città di Chieti e dei cittadini di Chieti da sempre. Tuttavia è un bene sottoutilizzato, che non sempre è visitabile, non sempre accoglie attività, come invece abbiamo cercato di fare seppur sporadicamente negli anni passati. E quindi è venuto il momento di adeguarci e fare un progetto di più ampio respiro, complessivo, che riguarda sia lavori di rifunzionalizzazione, quindi lavori che riguardino l'interno, riscaldamento, lavori sull'acustica che oggi non è accettabile per fare performance o rappresentazioni, lavori sull'illuminazione interna e esterna, rivalorizzare questo giardino che è un anfiteatro naturale, ma accanto a questi lavori che sarebbero inutili se questo luogo non vivesse sempre, abbiamo contemporaneamente lavorato sulla partnership con un socio privato, diciamo come la legge ci consente. Abbiamo trovato e incontrato una cooperativa che si chiama Cooperativa Mirare, giovani che intendono porre mano a un progetto di attività culturali stabili e con i quali abbiamo stretto una convenzione di 10 anni per poter appunto lavorare su attività culturali rivolte a tutti i target di pubblici possibili. Ma soprattutto cercare di garantire un'apertura e una fruizione più ampia possibile a questo immobile e quindi a questo giardino che potremmo definire un giardino urbano, un giardino che deve diventare un punto di riferimento per la comunità. Un uomo è stato estratto ancora vivo dalla sua auto in fiamme dai carabinieri della stazione di Ortona ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti per intossicazione da monossido di carbonio. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di due passanti che lo hanno notato nella campagna alla periferia di Ortona mentre urlava di volersi suicidare. Quando i carabinieri sono arrivati lo hanno trovato svenuto nell'abitacolo saturo di fumo e in fiamme. A quel punto uno dei militari ha sradicato un paletto di cemento e ha sfondato il finestrino, poi insieme al collega e a uno dei passanti che aveva lanciato l'allarme ha estratto l'automobilista dal veicolo. Provvidenziale è stata anche la rapidità dell'intervento perché pochi attimi dopo la valvola di sicurezza dell'impianto GPL dell'auto non ha retto e il mezzo è stato avvolto dal fuoco che l'ha distrutta in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ortona che hanno spento le fiamme mentre il 118 trasportava l'uomo in ospedale. Abbiamo di nuovo pagina, tre piante sono state donate dal Lions Club Atri Terre del Cerrano all'Istituto Alberghiero Zoli di Silvi che le ha piantumate nel giardino antistante la scuola. L'iniziativa rientra nel sostegno della rete delle scuole green da parte della provincia e vuole essere un messaggio teso alla salvaguardia dell'ambiente che arriva in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra. Vediamo. Oggi è la giornata in cui il Lions è presente presso l'Istituto Alberghiero di Silvi e in collaborazione con la rete green della provincia di Teramo ha donato delle piante all'Istituto Zoli di Atri. Oggi siamo a Silvi e abbiamo pensato di
abbellire e mettere, piantumare queste piante nel nostro bel giardino della scuola. I Lions hanno dedicato proprio quest'anno in maniera particolare a effettuare una serie di service legati all'ambiente, perché di questo si tratta, della salvaguardia dell'ambiente. E difatti la giornata mondiale della terra significa sensibilizzare le persone a salvaguardare, piantare un albero. Ma immaginate, il Lions è un'associazione internazionale, si piantano milioni di alberi ed è un patrimonio notevole per l'umanità intera. I Lions perseguono soltanto temi di solidarietà, di aiuto. Come vedete, oltre a combattere la povertà, adesso c'è questa lotta che ci deve sentire uniti e vedere uniti. Ma la lotta generale passa attraverso le azioni quotidiane e siamo oggi ben felici di collaborare con il club Atri Terre del Cerrano, che ha voluto donare 3 piante all'istituto alberghiero che si trova collocato qui a Silvi. L'alberghiero perché? Perché dalle piante ci sono anche le ricchezze che vengono e la possibilità di trasformare i prodotti. Gli alberi, 2 di melograno e 1 di caco, sicuramente potrà ispirare tutti questi bravissimi ragazzi e i loro professori a trasformare, e difatti ci daranno anche un esempio di come il frutto si può trasformare. Come dire, l'ecosostenibilità passa attraverso il rispetto della natura, ma anche la capacità di trasformazione. E noi siamo sempre e saremo sempre come Lions al fianco di queste esigenze di tutti, per il bene di tutta la terra. Apriamo l'ampia pagina dello sport, ampia come tutti i sabato. Tra positivi al Covid e infortunati, il Pescara ha grossi problemi a centrocampo nel preparare il recupero di martedì con la Virtus Entella. In dubbio De Sena, il tecnico Grassadonia spera di recuperare Rigoni e di poter far svolgere almeno un paio di sedute collettive proprio per preparare la squadra all'importante appuntamento. Vediamo. In casa Pescara resta l'attesa per sapere se la ASL concederà al gruppo squadra biancazzurro di poter effettuare sedute di allenamento collettive. Il placet potrebbe arrivare nelle prossime ore e Grassadonia potrà finalmente provare schemi e meccanismi in vista del recupero con la Virtus Entella di martedì. E ci sarà da fare anche la conta per il tecnico biancazzurro. Senza Seter ma con un Galano pronto, l'attacco sembra fatto. Il Robben delle Puglie e Capone ai lati di Odgaard. In difesa c'è una grossa incognita legata a Frederik Sørensen. Il danese dopo Brescia aveva fatto i conti con un problema muscolare che lo ha limitato. Se non dovesse recuperare è pronto Gutt. Scognamiglio al centro, Bellanova e Masciangelo sulle 2 corsie laterali sono certi di una maglia. I problemi sono invece a centrocampo, reparto falcidiato dal Covid. Come se ciò non bastasse, Memushai è indisponibile per i postumi dell'operazione al ginocchio, Fernandez ha risolto il contratto e De Sena sta facendo i conti con un problema muscolare e dunque è in dubbio. Gli arruolabili certi sono Valdifiori e Maestro. Anche il ritorno tra i disponibili di Macin sposta poco in ottica formazione titolare, un po' perché il guineano sarà in ritardo di condizioni rispetto ai compagni ed è difficile vederlo in campo dal primo minuto. E anche qualora si optasse per questa scelta rischiosa, un centrocampo con Macin, Valdifiori e Maestro sarebbe male assortito, troppo offensivo e con scarsa capacità di fare filtro. Rigoni e Tavanelli mancano da tempo per infortunio, ma si aprono spiragli per il recupero del primo. L'ex clivense potrebbe dare equilibrio e solidità al reparto per 45-60 minuti almeno. Insomma, non bastasse il focolaio Covid, le grane per Grassadonia non mancano, anche perché la partita va vinta a ogni costo per mantenere intatte le speranze play-out e la partita con l'Entella dovrà anche preparare il Delfino alla battaglia del San Vito Marulla contro il Cosenza del 1° maggio. Sull'altro fronte la Virtus Entella ripartirà dal neotecnico Gennaro Volpe, che non dovrebbe modificare l'assetto principale della squadra, il 4-3-1-2, anche se in questi giorni sono stati provati anche altri moduli. Non è da escludere che perlomeno in panchina vengano portati diversi ragazzi della primavera, allenati fino a poco tempo fa dallo stesso Volpe. Che a dispetto della classifica la partita non vada affatto sottovalutata, lo dicono i precedenti. Il Pescara ha vinto i primi 3 confronti diretti, 2 nella stagione 14-15 e l'andata della stagione 15-16. Ma da allora, in particolare dal 12 dicembre 2015, 2-0 firmato Memushai la Padula, il Delfino non ha più superato i Liguri, i quali hanno strappato 4 pareggi
pareggi consecutivi per poi vincere gli ultimi due confronti, sempre a Chiavari, 3-0 a dicembre e 2-0 nel febbraio 2020, prima sconfitta della gestione Le Grottaglie, un trend che martedì andrà assolutamente invertito. Serie C, penultimo impegno della stagione regolare per il Teramo, che domani va al Partenio Lombardi contro l'Avellino di Piero Braglia. Indisponibili l'ASIC di Matteo, Minelli, Viero, Ilari e Santoro. In dubbio Diachité, recuperato Arrigoni, e Vitturini invece non è al 100%. Problemi a centrocampo per Paci, che comunque crede nel fatto che il Diavolo possa giocare a mente più libera rispetto agli Irpini. Ascoltiamolo. L'ASIC, Viero, Di Matteo e Minelli, gli indisponibili a livello fisico, a livello di squalifiche Santoro, Ilari e Tentardini. Poi per il resto siamo tutti disponibili, da valutare le condizioni di Diachité, che oggi ha riferito un leggero fastidio, però non lo so adesso come sta, devo parlare con lo staff di fisioterapia. Poi per il resto ci siamo tutti. Cioè tutti quelli che rimangono. Loro devono fare la loro partita perché sono costretti a vincere. Non credo conti molto quello che dica Braglia di noi sul fatto che giochiamo bene, perché poi quello conta relativamente. Io credo che le loro motivazioni saranno alte, perché devono vincere per forza, sono andati in ritiro, hanno la pressione del Catanzaro dietro. Noi giochiamo questa partita un po' con meno pressione naturalmente, ma anche per noi è importante, perché vogliamo comunque mantenere una buona posizione di classifica, anche se poi penso che nei playoff giocare in casa sarebbe sì un fattore importantissimo, però poi nella singola partita può succedere tutto, quindi non sarebbe un dramma anche se non dovessimo giocare la prima partita in casa. Però rimane il fatto che per noi è una partita importante, difficile. Sappiamo le loro caratteristiche, l'abbiamo preparata, cerchiamo di fare il massimo. Ma per caratteristiche abbiamo giocatori che si sposano bene con Andrea Arrigoni, perché Andrea Arrigoni ha nelle sue caratteristiche l'intercetto, la difesa, il contrasto, e quindi a fianco di Andrea Arrigoni sia Mungo, che ha caratteristiche di regia, caratteristiche tecniche, sia Costa Ferrera, che ha caratteristiche tecniche ma ha maggiori caratteristiche di attacco rispetto a Mungo, e sia Lombardi, che è puramente un regista, secondo me sposano bene tutti e tre, e sono queste le tre alternative che ho a disposizione. E Lombardi, sì, Lombardi è la scelta più logica, perché è un ragazzo giovane, un ragazzo che sta facendo bene, che è con noi da sei mesi, quindi potrebbe essere una scelta logica. Poi ripeto, c'è Mungo, c'è Costa, di soluzioni ne ho. Diciamo che domani si scontrano, anche a parte Avellino e Teramo, si scontrano due generazioni di allenatori. D'altronde Braglia è stato il tuo di allenatore. Ecco, quando un allenatore giovane come te affronta uno che ha così tanta, molta più esperienza, come si prepara la partita? Come la prepara? La si prepara con l'indole di quello dell'allievo che vuole superare il maestro? Con quale spirito? Beh, sarebbe il massimo, sarebbe quello, sì, sarebbe bellissimo, ma non per una mia questione personale, proprio per la squadra. Si prepara in maniera, io almeno l'ho preparato in maniera normale come ogni partita, non pensando a Braglia. Ho avuto la fortuna di averlo e quindi conosco un po' più quello che chiederà la propria squadra, quindi lo so più o meno quello che il tipo di comunicazione che avrà avuto con i ragazzi. Però l'abbiamo preparata in maniera identica, abbiamo cercato di capire che tipo di partita sarà, abbiamo cercato di capire la loro forza, il loro modo di giocare, e cercando di non farglielo fare sostanzialmente. Sappiamo i loro punti deboli, ma sostanzialmente la partita si prepara così. Sì, io ho molto rispetto per Braglia, naturalmente credo che abbiamo due modi di pensare diversi. Io è il primo anno che alleno, cerco di avere, no, un approccio mio, ma nutro grande rispetto per un allenatore come Braglia, che ha, se non sbaglio, 1000 panchine nei professionisti, e quindi ne ha visti di giocatori, ne ha fatta di strada, e quindi ho grandissimo rispetto per un allenatore così.
Il campionato di Serie D si ferma per far disputare i recuperi e un recupero si gioca tra poco nel girone F con la Vastese in campo in un match delicato, Vastese che ospita l'Aprilia in quello che è uno scontro in chiave play-out. Allora io do il buon pomeriggio a Stefano Recanati per le formazioni. Stefano. Buon pomeriggio a voi. Esatto, il recupero della quinta giornata di ritorno si gioca all'Aragona di Vasto, la partita tra Vastese ed Aprilia, due punti di differenza in classifica, 30 per i laziali, 28 per gli abruzzesi. Differenza e divario però sono tra le partite da recuperare, due per la squadra dell'Aprilia, invece sono cinque le partite da recuperare per la Vastese. Allora Vastese in campo con Boccanera, Di Filippo, Altobelli, Monza, Obodo, Diallo, Bernardi, Di Prisco, Martiniello, Mamona e Cauterucci in panchina, Falzano, Cardinale, Capitanio, Lenoci, De Angelis, Sansone, Diarra, Solimeno e Francese. L'allenatore è Fulvio Di Azzario. Aprilia con Salvati, Pollace, l'ex di della giornata, Succi, Vasco, Bosi, Oedraogo, Battisti, Luciani, Bernardini, Calisto e Laghigna in panchina, Prudente, Pezzone, La Penna, Sansotta, Corelli, Martinelli, Mannucci, Ruggeri e Bianchi. L'allenatore è Giorgio Galluzzo, che in settimana poteva lasciare la panchina, invece poi confermato dalla società bianco-azzurra. Il direttore di gara è Enrico Eremitaggio di Ancona, gli assistenti Mario Capasso di Piacenza e Alessio Danna di Caserta. Partita che inizierà tra mezz'ora, per ora è tutto, linea a voi. Grazie, grazie Stefano. La vittoria, restiamo sempre in Serie D, la vittoria nel recupero col Matese ha certificato l'ottimo momento del Pineto, che si è tirato fuori dalla zona play-out. È molto soddisfatto il presidente Silvio Brocco, che intravede nella sua squadra uno spirito diverso. Ascoltiamolo. Finalmente abbiamo visto veramente quello che volevamo dall'inizio, una squadra reattiva, ben messa in campo, ben impostata. I ragazzi hanno espresso pienamente la loro caparbietà, il loro impegno. Quello che io noto è che stanno veramente, sono uniti, hanno tanta voglia di far bene. Poi il fatto che la nostra società oggi è dotata di tanti giocatori ci permette di fare questo turnover, che è sicuramente vincente. Non è preclusa a questo punto nessun obiettivo, perché le partite che abbiamo visto ultimamente dimostrano proprio la ferrea volontà da parte di tutti, di tutto il gruppo, dell'organico, di raggiungere obiettivi sempre migliori, sempre più in alto. Chiaramente nel calcio è tutto che si ottiene partita dopo partita. Che devo dire, noi siamo entusiasti, perdevamo punti a volte inspiegabili. Poi questo cambio anche del mister con Amauro, grande, grande persona, grande amico, lui stesso mi ha detto: presidente, guarda, vedi, te lo dico io, bisogna cambiare qualcosa, quindi io mi faccio da parte. Veramente un grande uomo, e abbiamo affidato con tranquillità la squadra a Marco, perché aveva questa voglia di emergere anche non solo come giocatore, che è stato anche come mister. Sta facendo non bene ma benissimo. Io come rappresentante della società do a loro ogni disponibilità, quindi abbiamo un livello comportamentale sicuramente alto, di qualità, di estetica nei comportamenti, in tutto, e quindi questo sicuramente porterà dei risultati positivi. In chiusura il calcio a 5 nelle finals di Coppa Italia, che si stanno giocando a Rimini. Ieri bel debutto nei quarti di finale del tabellone femminile per il Montesilvano, che ha superato in sicurezza Bisceglie per 6-0 con le reti di Ortega al primo minuto, poi di Incecco e una tripletta di Amparo inframmezzata anche da una rete di Belli. Domani alle 14.30 Montesilvano atteso dalla semifinale contro Falconara. Nel tabellone maschile invece questa sera l'Acque Sapone Unigros sfiderà alle ore 20.45 la Feldi Eboli in semifinale. La vincente a sua volta affronterà la vincente dell'altra semifinale, quella tra Pesaro e Lido Ostia.
È tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto in questa edizione saranno a breve disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.